È passato un anno da quando un'auto pirata ha infranto i sogni di Alessandro Belvedere, un ragazzo di 15 anni al terzo anno di arti grafiche. Certo. Il 13 c'è stato il processo, L'udienza, sì. l'udienza. Ed è conclusa purtroppo con lui ha chiesto il patteggiamento e gli hanno dato 2 anni e 4 mesi. Lui praticamente se li farà in arresti domiciliari, tranquillo con la sua famiglia, e noi avremo tutta la vita davanti per disperarci. Boh. Appunto, cioè, non ho parole per lo sdegno che ho provato quando mi hanno detto che farà solo 2 anni e 4 mesi. Ha ucciso mio figlio, è scappato, ha superato, dicono le perizie, almeno i 90, andava almeno i 90 all'ora, se non di più. È scappato, ha negato il fatto, ha detto lui che ha visto un'ombra dalla lettera che lui ci ha scritto, ha detto che lui ha visto un'ombra, che non ha sentito assolutamente nulla, che pensava anzi di averli schivati tutti, dove gli altri 3 ragazzi che erano con mio figlio si sono gettati a terra per non essere presi anche loro. Lui, grazie a un testimone, che ha riuscito a prendere il numero della targa, grazie a un testimone e grazie a un poliziotto, credo che era un poliziotto o un carabiniere, non so bene, che ha visto questa macchina che si è fermata e che controllava i danni sulla portiera. Grazie a queste persone sono riusciti a fermare questo individuo. Avrei altri aggettivi, ma dico solo questo individuo. Quindi ha negato, ha detto che non si era accorto di aver preso un essere umano, ha detto che non era successo niente, dopo che tutta la fiancata della macchina è completamente sfasciata, dove si era staccato lo specchietto e dove addirittura era scoppiata una ruota. Tutto questo il giudice, perché dice che hanno applicato, giustamente hanno applicato le leggi che ci sono in Italia. Di tutto questo gli hanno dato solo 2 anni e 4 mesi. Allora io mi chiedo, se una persona che prende sotto un pedone, qualsiasi cosa, e se è ubriaco e se ha fatto uso di stupefacenti, la pena è molto alta, va in galera. Io mi chiedo perché si fa la differenza con una persona che non era né ubriaca né drogata, quindi era lucido, volontariamente andava a forte velocità, anche perché l'ha confermato lui da una lettera che ci ha mandato. A me piacerebbe sapere perché lui gli vengono date tutte le attenuanti del caso, tutte, tutte. Lui non si farà un giorno di galera. Io questo vorrei sapere dalla magistratura, dallo Stato italiano, perché. Se tu togli la vita a un essere umano, devi avere la stessa parametro di giudizio e non deve esistere né sconto di pena né patteggiamento, non deve esistere. Perché io capisco se lui si fosse fermato, avesse soccorso mio figlio, ci avesse aspettato, allora io posso dire cazzarola, può capitare a tutti. Però sbaglio e mi assumo. No, lui è scappato e ha mentito e ha mentito. E anche quando l'abbiamo visto l'altro giorno, prima di entrare in aula, lui ha continuato a mentire, a dire che non aveva visto niente. Voi vedrete le immagini e la foto dell'auto com'era rovinata. Mi dovete spiegare come lui possa dire che non ha sentito nulla e come un giudice non prenda in considerazione tutte queste cose. Anzi, lui cosa ha fatto? La sua bella letterina l'ha mandata 2 giorni prima che noi andassimo in udienza e questa letterina l'ho vista io, il suo avvocato l'ha presentata al giudice. Perché? Per dire, guardate, si è pentito. Lui vi ha chiesto perdono? Chi no? Assolutamente, a me non ha chiesto perdono. Nella lettera c'era scritto che lui chiedeva scusa per questo, ma se tu chiedi scuse e ammetti che andavi a forte velocità, non mi puoi dire che hai visto un'ombra, che te pensavi di averlo schivato. Io questo mi chiedo. C'è un controsenso in quello che lui sta dicendo? C'è un controsenso? Voi avete ottenuto una risposta alla lettera?
No, cioè voi avete risposto a una lettera. Certo, noi abbiamo risposto a quella lettera dove abbiamo detto che ricordo di quella notte, la telefonata all'ospedale, la corsa in macchina per capire che cosa fosse successo e poi l'infermiera che dallo sguardo avevamo già capito che Alessandro non ce l'avrebbe fatta. L'attesa e poi la conferma del chirurgo dove io piangevo perché avevo già capito che Alessandro non ce l'avesse fatta. Sono cose che non cancellerai mai, 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 mai. Gli abbiamo detto che quando lui ha detto che era un'ombra che lui aveva visto, gli abbiamo detto che la perizia fatta sulla vettura che tu conducevi non lasciava dubbi, chiunque si sarebbe fermato per capire che fo cosa fosse successo. Invece tu hai fatto ancora chilometri con airbag scoppiati, perché l'ha scritto lui nella lettera, che lui è andato avanti con l'airbag scoppiati. Un pneumatico squartato e lo specchietto retrovisore strappato via per scappare, perché sapevi benissimo cosa era accaduto. Ma scappare era l'unica cosa a cui hai pensato, lasciando sull'asfalto Alessandro. Come un misero ometto, pensavi di poterla fare franca. Noi siamo il primo a dire che chiunque può capitare un incidente ed investire qualcun altro, ma tu hai deciso di scappare come un codardo e come un codardo non hai avuto neanche il coraggio di affrontarci. Solo ora hai scritto una lettera, pensando di poter avere qualcosa per uno sconto di pena. Noi non siamo delle persone credenti, quindi non vedo giustizia divina, ma purtroppo, come poi è avvenuto, non c'è stata un'adeguata giustizia terrena e le persone come te potranno continuare ad aggrapparsi a cavilli giudiziari e attenuanti, pur di non prendersi le proprie responsabilità da uomini civili e degni di partecipare a questo mondo. Anche il tuo avvocato, giustamente, ha fatto di tutto per ridurti la pena. Per la condotta criminale che hai avuto, tu, con tutta la tua tranquillità, dopo i tuoi 2 anni e 4 mesi, poverino, riprenderai la tua vita come se nulla fosse successo. E invece noi non rimane che andare avanti giorno per giorno, aspettando che tutto scorra velocemente affinché questo peso e questa angoscia non finirà mai. Altro non so che dire. Io voglio solo che questa legge venga modificata e che parlo adesso al sindaco Falcone, che faccia qualcosa perché questo sottopassaggio venga risanato, perché io ho incontrato gente a Venaria che mi ha detto che neanche sapeva l'esistenza di questo sottopassaggio e che mio figlio, ma chiunque sfido, alle 11 di sera prendere questo passaggio buio, sporco, puzzolente, io l'ho fatto, sono andata a vedere perché mi sono chiesta come mai non l'ha preso, ma chiunque non lo prenderebbe questo sottopassaggio perché è pericoloso, perché hai paura. Perciò chiedo al sindaco di Venere di fare in modo che questo passaggio venga ripristinato in modo adeguato, perché se no Ale non sarà nella prima e nell'ultima vittima, perché di là passano un mucchio di persone, c'è una fermata del pullman là, non ci sono strisce, non c'è niente, non c'è assolutamente niente. La gente attraversa, lei può andare in qualsiasi ora e vedrà persone, un mucchio di persone che attraversano così. Allora facciamo in modo che questo sottopassaggio venga rimesso a posto. Facciamo qualcosa per far sì che non accada più. Perché mio figlio non ha nessuna colpa di non aver preso quel sottopassaggio. Provateci ad andare voi alle 11 di sera, neanche voi avrete il coraggio di prendere. Perché con tutte le cose che sentiamo, non sai se poi ne esci da quel sottopassaggio. Di Alessandro di quella notte vive il suo ultimo murales. Sì, è azzurro dove c'è scritto fake, è stato fatto dove ci sono le barriere, quelle del suono, dove passa il treno per andare verso Torino. Forse se ci avesse impiegato qualche minuto in più a fare quel benedetto disegno.
tanto così. Nessuno vi ridrà più indietro, Alessandro, ma che almeno giustizia sia fatta. Assolutamente, assolutamente, io vorrei tanto, perché se ne sentono tutti i giorni di questi casi, e veramente devono essere punite nello stesso identico modo, di quello ripeto e non mi stancherò mai di ripeterlo, nello stesso identico modo che vengono fermati quelli che uccidono una persona in stato di ebbrezza oppure con degli stupefacenti. Devono essere puniti nello stesso identico modo, uguale, perché hanno tolto la vita di un ragazzino di 15 anni che aveva una voglia di vivere incredibile, che era felice e tutto. Devono essere puniti nello stesso. E poi non dimentichiamo, rimettiamo a posto questo sottopassaggio, rimettiamolo a posto. Alessandro era un buono, si faceva in quattro per gli altri. Adesso siamo noi che dobbiamo aiutare Alessandro. È vero. È vero. Facciamolo. Bisogna tutti insieme chiedere questo, veramente. Per questo che ho chiesto di condividere quel video anche su... perché sembra brutto, però l'unico modo per far sì che le istituzioni si accorgano è... Purtroppo è postare su questi, su Facebook o su altre cose, è l'unico modo per far sì che ci ascoltino, perché se no, se noi aspettiamo, purtroppo ora come ora la giustizia italiana non otteniamo nulla, assolutamente nulla, nulla. L'unico modo è far sì che tanta gente ascolti le nostre urla, le cose che noi pensiamo, i nostri pensieri più profondi. L'unico modo è farlo sentire a tante, tante, tante persone, scrivendolo su questi social. L'unico modo per farti ascoltare, è l'unico modo. Grazie.